Abbiamo percorso sentieri e curve che ci hanno portato fin quassù e abbiamo invaso il grembo di questa bellissima chiesa. E questo Vangelo così carico di luce, questo bagno di luce sfolgorante che abbiamo ascoltato, il Vangelo della Trasfigurazione, così come ce lo racconta Luca, è uno di quei Vangeli che ti lasciano a bocca aperta, perché sono pieni di stupore, ma anche di tanta confusione, perché poi in fin dei conti non riusciamo a capire il legame di questa pagina del Vangelo con la nostra vita, con la nostra quotidianità. Ma che cos'è che ci rende cristiani? A quale domanda risponde il Vangelo che abbiamo ascoltato? Forse sembrerò banale, ma vedete, se come cristiani noi non impariamo a pregare, il nostro cristianesimo è inutile. E il Vangelo di oggi ci insegna che cos'è la preghiera e quali sono gli effetti collaterali invece di una preghiera sbagliata. Perché se noi con la nostra fede, col nostro credere a Gesù, non impariamo che cosa significa pregare, è come se tutta la nostra vita la viviamo in apnea, senza respirare. A un certo punto non ce la facciamo più. È come se vogliamo vincere la gara della Formula 1 ma non abbiamo benzina. Possiamo metterci tutto l'impegno, tutta la tecnica, il motore migliore, possiamo avere folle osannanti che tifano per noi, ma se non c'è il carburante non andiamo da nessuna parte. Per noi cristiani è essenziale la preghiera. E se noi non ci facciamo questa domanda seria, io so pregare, c'è preghiera dentro la mia vita? Rischiamo che il cristianesimo rimane dentro di noi come un bellissimo potenziale, che però non diventa mai atto, non diventa mai qualcosa di concreto, qualcosa che riusciamo a consumare, qualcosa che riusciamo a mangiare, qualcosa che riusciamo a fare nostro, a declinarlo dentro la nostra vita. Ecco allora che il Vangelo che abbiamo ascoltato è una traccia, è una guida. È come se è disseminato di indizi che ci aiutano a capire che cos'è questa preghiera e in che senso questa preghiera può essere utile dentro la nostra vita. La prima fra tutte le cose è che Gesù, per far fare a questi discepoli questa esperienza, li prende con sé e li porta su una montagna, sul monte Tabor. Perché è importante salire su questa montagna? Perché vedete, quando noi vogliamo capire qualcosa della nostra vita, a un certo punto dobbiamo avere il coraggio di prendere distanza dalla nostra vita. La preghiera è recuperare una visione d'insieme. Da questo monte dove noi ci siamo arrampicati c'è una visione d'insieme, si riesce a vedere il mare, le vallate, il verde, il cielo. Quando noi invece siamo troppo vicini, è come se fissiamo il nostro sguardo solo su un dettaglio e perdiamo la nostra visione d'insieme. E pensiamo che la nostra vita sia solo quel dettaglio ed entriamo in depressione, in tristezza. Pensiamo che tutta la nostra vita sia quell'interrogazione che non va bene. Pensiamo che tutta la nostra vita sia quella relazione che è fallita. Pensiamo che tutta la nostra vita sia semplicemente quel dettaglio che non riusciamo a superare. La preghiera invece ti fa capire che quel dettaglio è inserito in un contesto più grande, in una panoramica che ridà senso a quel frammento. Se volete vedere un quadro, non potete avvicinarvi troppo. Uno di questi quadri belli che ci sono in questa chiesa, se vi avvicinate troppo e guardate troppo da vicino il quadro, sì, magari riuscite a vedere quel rosso purpureo di quella veste, riuscite a vedere la linea della pennellata, ma dopo un po' di tempo non è più chiaro davanti ai vostri occhi che cos'è che rappresenta quel quadro. E riportando questo dentro la nostra vita significa che se noi guardiamo solo quell'esperienza, se noi siamo sempre troppo attaccati al nostro fare, al nostro vivere, a quello che ci capita, senza mai prendere la giusta distanza, senza mai recuperare questa visione d'insieme, a un certo punto ci dimentichiamo il senso della vita. Ci dimentichiamo il contesto, ci dimentichiamo la visione d'insieme di tutto. Ecco perché è necessaria la preghiera. Già soltanto per questo dovremmo domandarci se effettivamente noi siamo capaci di far questo, se effettivamente siamo capaci di scalare questa montagna della preghiera e rimparare a guardare le cose da una distanza diversa, da un punto di vista che ci viene donato,
che non è più semplicemente quello che io penso, quello che io provo, quello che mi è capitato. Quelle tante volte sono soltanto gli sgabelli dove noi ci mettiamo in piedi e guardiamo le cose. Pregare significa avere il coraggio di scendere dallo sgabello del secondo me e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Per questo Gesù strappa questi discepoli dalla loro quotidianità, dalla loro esperienza e li porta con sé sul Monte Tabor a riguardare da capo la loro vita. Ma vedete, salire su una montagna è sempre qualcosa di molto faticoso. Se voi siete pratici di scalate o se vi è mai capitato di salire su una montagna e di fare qualche sentiero, dovete sapere che se non c'è una buona guida ci si può far molto male a salire una montagna, ci si può perdere, si può anche morire. E così anche nell'esperienza della preghiera. Non ci si improvvisa. Se noi non abbiamo una guida, se noi non abbiamo qualcuno che ci guida in questi sentieri faticosi, perché questa è la seconda caratteristica della preghiera, non è una cosa semplice, è una scalata, è qualcosa che ci fa sudare, è qualcosa che ci fa sentire il peso di quella salita, non è semplice, non è un sentimento. Tante volte noi pensiamo che la preghiera è semplicemente provare un senso di pace per qualche istante, quella non è preghiera, quello è un sentimento bello, bellissimo, di cui tante volte noi abbiamo bisogno, ma non è la preghiera così come ce la insegna Gesù. Perché la preghiera, così come ce la insegna Gesù, è una conquista, è qualcosa che impariamo col tempo, col sudore della fronte, è qualcosa che ci indica che noi dobbiamo seguire qualcuno, una guida. E soprattutto in questa preghiera si va avanti incordata, non in solitudine. Questa è un'altra cosa che molto spesso noi ci dimentichiamo. Il cristianesimo non è un cammino in solitudine, Gesù ha voluto la Chiesa. Cioè ha voluto una cordata di persone, ha voluto una compagnia di gente, ha voluto Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè un intreccio di rapporti, è lì che impariamo qualcosa, è lì che accade veramente la preghiera. Non è un cammino di santificazione nella solitudine. Persino l'eremita più sperduto al mondo, persino il certosino che vive nella solitudine apparentemente più assoluta, per poter fare quell'ascensione, per poter fare quella scalata, ha bisogno di camminare incordata con la Chiesa, in comunione con gli altri. Se noi non capiamo che è soltanto recuperando la comunione con gli altri che possiamo cominciare una scalata verso Dio, allora per noi non ci sarà mai accesso alla preghiera, a quella preghiera vera, a quella preghiera che ci trasfigura, a quell'esperienza di luce che è accendere una lampada nel buio delle cose che viviamo. È bello che il Vangelo ci suggerisce che dobbiamo fare un lavoro, un doppio lavoro di pari passo. Se tu vuoi rafforzare il tuo rapporto con Dio, devi sanare le relazioni intorno a te. Devi domandarti se sei incordata, se sei in comunione con qualcuno. Perché soltanto in quella comunione, in quella cordata, che poi puoi cominciare un cammino, puoi cominciare questa fatica di salire, questa fatica della preghiera. Ma saliti lassù, il Vangelo ci dice che mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. È l'esperienza della luce. Che cosa sta accadendo a Gesù? Che cos'è questa esperienza della luce? Che cosa significa veramente dentro la nostra vita fare questa esperienza della luce? Voglio farvi un esempio molto semplice, perché anche se non ce ne accorgiamo, la nostra vita è disseminata di Tabor, di piccole soste che ci aiutano poi ad affrontare tutto il resto. Immaginate che dovete vivere un'esperienza faticosa, che dovete vivere qualcosa di difficile, fosse un esame, fosse l'incontro con qualcuno, fosse andare a fare delle analisi importanti e tu devi uscire da casa e devi affrontare quel problema, devi affrontare quella sfida. E le persone che ti vogliono bene, quelle persone che abitano con te, quelle che ci tengono davvero alla tua vita, prima che tu esci da casa ti stringono in un forte abbraccio e poi ti lasciano andare via. È la memoria di quell'abbraccio che ci fa affrontare quella difficoltà, quella è l'esperienza di luce.
Cioè quando tu ti senti amato, quando tu ti senti addosso fisicamente questo amore, riesci a trovare poi la forza per affrontare tutto il resto. Questa è l'esperienza della luce che ci viene raccontata. Cioè se tu non ti senti addosso l'abbraccio di qualcuno che ti vuole bene, tu non trovi davvero la forza di affrontare poi le cose difficili che devi affrontare. Ora, questo esempio forse piccolo, che è molto vicino alla nostra esperienza, allarghiamolo a tutti gli ambiti della nostra vita. Se non c'è un legame profondo tra la luce del sentirsi amati e le difficoltà delle cose che dobbiamo affrontare, noi continueremo a vivere da codardi, da vigliacchi. Non troveremo mai veramente la forza e il coraggio per affrontare le cose. Non troveremo mai voglia e motivazione dentro di noi per stare davanti alle cose difficili. E lo sapete che cosa accade quando noi non vogliamo stare davanti alle cose? Scappiamo via, ci alieniamo, andiamo altrove, facciamo finta di niente. Soltanto che poi la nostra vita va avanti comunque. Anche se tu non ci sei, anche se tu quelle cose non le affronti, anche se tu quelle cose non te ne prendi responsabilità fino in fondo. Ora, Gesù mentre prega, dice il Vangelo, il suo volto cambiò di aspetto. Cioè la preghiera trasfigura i nostri occhi, i nostri volti, ma è questione fisica. Quando tu ti senti voluto bene, lo vedi nei tuoi occhi, che brillano di una luce diversa. I muscoli della nostra faccia non sono più tesi come chi ha paura e basta, come chi si sente addosso semplicemente il peso di quello che deve affrontare. L'amore ci trasfigura quando lo proviamo davvero dentro la nostra vita e Dio è amore. Uno dei motivi più importanti per imparare a pregare e non è soffocare Dio con le nostre parole, non è riempirlo e ingozzarlo di cose da dire. Dio non ha bisogno delle nostre parole, ha bisogno però che ci lasciamo voler bene, che ci lasciamo amare, ha bisogno che noi raggiungiamo la forma del suo abbraccio, che ci lasciamo catturare da questa luce che cambia i nostri occhi, che cambia i nostri volti, che li trasfigura, che li rende diversi, perché soltanto quando ci sentiamo questa luce addosso, questa luce dell'amore, diventiamo radicalmente nuovi, veniamo profondamente cambiati, capovolti, rigirati, trasfigurati appunto. E sentite, il Vangelo poteva anche fermarsi soltanto al volto, perché forse la cosa più importante di una persona è il volto, i suoi occhi, quello che uno esprime con la sua fisicità, ma invece va avanti e dice che anche la sua veste divenne candida e sfolgorante, cioè quello che uno si porta addosso. Che bella questa espressione, sapete cosa significa? Che non soltanto quell'esperienza d'amore cambia noi e cambia la maniera con cui noi stiamo al mondo, ma cambia anche quello che ci portiamo addosso, quello che cominciamo a fare da quell'istante in poi. Cambia la nostra maniera di lavarci, di studiare, di parlare, cambia la nostra musica, cambia le cose che ci portiamo addosso, cambia praticamente il mondo che è intorno a noi, cioè una luce che tu ti porti dentro diventa un'onda d'urto che riesce a sfolgorare persino le vesti, cioè tutte quelle esperienze che accumuliamo addosso a ciascuno di noi. Se tu cambi, il mondo cambia. Se tu non cambi, il mondo rimane uguale. Se tu non incontri Gesù e se tu non fai l'esperienza di questo amore, le vesti di questo mondo rimangono grigie, rimangono spente. La politica rimane spenta, la scuola rimane spenta, la cultura rimane spenta, l'arte rimane spenta, le nostre città rimangono spente. Le cose che facciamo rimangono spente, i nostri ospedali rimangono spenti e la colpa è nostra, non semplicemente del sistema, delle istituzioni o delle cose che ci sono intorno a noi. Non è cambiando d'abito che noi cambieremo la nostra vita, è lasciandoci invece raggiungere da questa luce che potremmo cambiare tutto, fare persino un cambio d'abito, lasciarci raggiungere da una luce che a un certo punto diventa la vera rivoluzione cristiana che noi portiamo, e non portiamo solo per noi stessi ma per tutti gli altri. Ma attenti,
non è solo rose e fiori la preghiera. C'è un uso della preghiera perverso. C'è una perversione della preghiera che tante volte noi facciamo e la troviamo nel racconto e nelle parole di Pietro. Sentite, Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Ecco, questi sono 2 punti che ci dovrebbero far riflettere moltissimo. La prima cosa è l'oppressione dal sonno. I discepoli si sentono oppressi dal sonno. Solitamente nel Vangelo, quando i discepoli devono vivere qualcosa di difficile, dormono. Ma non vi meravigliate, questa cosa non ci deve nemmeno far tanto sorridere, perché è l'atteggiamento del depresso. Quando uno è depresso tende a dormire, a non voler uscire dal letto, a rimanere sotto le coperte. I discepoli stanno sperimentando in quell'esperienza di preghiera depressione, perché Gesù li sta introducendo a qualcosa di diverso, perché quando tu preghi a un certo punto scopri chi sei, scopri la tua storia, ma mentre scopri la tua storia scopri anche le ferite della tua storia, scopri le contraddizioni della tua storia e soprattutto nell'esperienza che noi facciamo, a un certo punto subentra quella che è l'abitudine. L'abitudine è una depressione, è un essere oppressi dal sonno. Non riusciamo più a capire le messe che facciamo, le parole che diciamo, i canti che intoniamo. La nostra pratica cristiana diventa una cosa così automatica che è come se dormissimo. E che cosa ce ne facciamo di un cristianesimo addormentato? Che cosa ce ne facciamo di discepoli che dormono e che sono oppressi dal sonno? Di discepoli che scappano davanti alla verità? Di discepoli che davanti alle cose serie vogliono stare fuori dalle cose, non dentro le cose? Vedete, questa è la prima cosa che dobbiamo guarire delle nostre preghiere, della nostra maniera di pregare. Quando tu preghi devi combattere la tristezza. La tristezza è un verme del cuore, ricordatevelo. Ciascuno di noi è attanagliato da questo nemico. Ciascuno di noi è continuamente tentato di dover andare via, di allontanarsi dall'affrontare e dal guardarsi così com'è, da quello che sta vivendo, dalla sua storia, dalle sue contraddizioni, dalle difficoltà che deve fare. Noi abbiamo una tecnica molto facile per spiegare che cos'è il sonno. Non è semplicemente il sonno di rimanere sotto le coperte. A volte le coperte diventano gli amici, a volte queste coperte diventano le nostre camere, a volte la nostra coperta è Facebook, è Internet, a volte la nostra coperta è la palestra, a volte la nostra coperta è la parrocchia. E sì, amici miei, possiamo fare un uso soporifero persino della parrocchia. Cioè possiamo usare relazioni, strumenti, persone, comunità per scappare dalla realtà, non per affrontare la realtà. Se il nostro cristianesimo e se la nostra fede non ci introducono a tornare dentro la realtà e ad affrontare le cose, non è un cristianesimo sano. Se noi pensiamo che stiamo facendo un'immensa vita comunitaria, che stiamo imparando tante cose, che passiamo ore e ore davanti al Santissimo, che abbiamo imparato passi della Sacra Scrittura, ma poi non facciamo quello che dovremmo fare, allora significa che stiamo scappando, che non stiamo vivendo. Se tu sei studente e non studi, significa che stai scappando, anche se sei bravissimo a fare tutte le altre cose. Se tu sei una mamma e non prepari da mangiare i tuoi figli, però sei una catechista bravissima in parrocchia, sei quella su cui si poggia tutta la comunità, non è valido quel cristianesimo, perché è una coperta, perché è sonno, perché è scappare dalla realtà, da quello che siamo e che stiamo vivendo in quel momento. È un cristianesimo che ci deresponsabilizza, non un cristianesimo che ci mette davanti alle cose e ce le fa affrontare. È un esame di coscienza profondo questo passo del Vangelo, perché ci sta domandando se la nostra fede in Gesù Cristo è una maniera di stare nel mondo o di scappare dal mondo. Anche quando quell'esperienza è un'esperienza bellissima, per questo Pietro dice: Signore, è straordinariamente bello stare qui. Facciamo 3 tende
Rimaniamo qui. E il Vangelo dice: egli non sapeva quello che diceva. Cioè, quando usiamo della liturgia, quando usiamo della nostra vita cristiana, quando usiamo Dio come qualcosa per scappare, per metterci fuori dal mondo, come un'evasione, allora in quel momento stiamo rovinando Dio, in quel momento non sappiamo quello che stiamo dicendo e in quel momento Gesù fa l'unica cosa che può fare, che non è una spiegazione, ma è tirarli tutti giù da quella montagna. Dice: questa esperienza è vera solo e soltanto se poi è vera lì dove tu vivi, lì dove si consuma la tua esistenza. Per tornare all'esempio di prima, d'accordo, fa benissimo sentirsi abbracciati e poi uscire di casa e affrontare quella difficoltà, ma immaginate che uno dice: ti prego, non mi lasciare in questo momento, rimaniamo abbracciati, io non vado più a fare l'esame, rimaniamo abbracciati. E quella persona rimane abbracciata. Vi sta facendo del bene, secondo voi? No. Perché quell'abbraccio è finalizzato ad affrontare le cose, non a evitartele. Quell'abbraccio non ti sta risolvendo l'esame. Quell'abbraccio non sta affrontando l'esame al posto tuo. E questo è un altro brutto vizio che noi ci abbiamo. Ci arrabbiamo con Dio perché vogliamo che Dio affronti la vita al posto nostro. Dio non è uno che vive al posto nostro. Gesù non si è caricato sulle spalle Pietro, Giacomo e Giovanni e li ha portati sul monte Tabor. Li ha fatti camminare, li ha fatti sudare. Ma non ha fatto la strada al posto loro, li ha guidati. Non diamo colpe a Dio semplicemente perché noi abdichiamo dalla responsabilità di vivere la nostra vita e di affrontarla veramente. Anche quando non la capiamo, anche quando crea confusione, lo vedremo tra qualche istante. Vedete, questo esame di coscienza forse è la punta di volta di tutto. È lo sguardo che potrebbe cambiare veramente la nostra spiritualità, il nostro modo di credere e di pregare. Per questo tante volte o la preghiera diventa un rifugio o ci annoia, per tradurla con il Vangelo, o ci fa addormentare o diventa una droga. Quando la preghiera ci fa addormentare non è una preghiera cristiana. Quando la preghiera la usiamo per scappare è droga e non è preghiera cristiana. Guardiamoci. Guardiamo come stiamo vivendo noi la nostra vita e domandiamoci da quale parte stiamo noi. Anche noi diamo fuori di testa come Pietro, facciamo gli stessi discorsi che Pietro fa. Però permettetemi di dire una parola dolce, altrimenti sembra che sto semplicemente mazziando. Guardate, se il Vangelo ci racconta che questi discorsi li fa Pietro, e per dire a ciascuno di noi: non vi preoccupate se vi vengono questi pensieri. Persino a Pietro sono venuti questi pensieri. Il Vangelo ci racconta delle domande perché quando queste domande ci sono dentro la nostra vita, noi non dobbiamo avere paura di quelle domande. Il Vangelo ci racconta dei limiti dei discepoli perché quando li sperimentiamo dentro la nostra vita, noi non ci scandalizziamo che abbiamo trovato quei limiti. Perché il ragionamento peggiore che possiamo fare è: siccome io penso questo, allora io non ho nessuna speranza. Siccome io ho sbagliato in quella maniera, io non ho nessuna speranza. Io vi ricordo che Gesù ha fondato la sua Chiesa su un traditore ravveduto, che è Pietro. Pietro non era il migliore di tutti. Eppure Gesù fonda la sua Chiesa su quest'uomo. E lo fa per dire a ciascuno di noi di non avere paura se tante volte anche noi andiamo per la tangente, se tante volte noi sbagliamo. Dobbiamo imparare però quello che è ravvederci. Che bella questa parola, pensatela un attimo, ravvederci e vedere nuovamente qualcosa. La preghiera ci aiuta a ravvederci, cioè a riguardare da capo le cose e a dire: no, così non devo vivere, così non posso continuare a vivere la mia vita, devo raddrizzare, devo cambiare. Ma c'è un terzo e ultimo punto che il Vangelo ci mette davanti. Mentre parlava così, dice il Vangelo, venne una nube e li coprì con la sua ombra, e all'entrare nella nube ebbero paura. Perché, e anche qui è bello che il Vangelo ci dica questa cosa, noi cerchiamo Dio perché Dio ci dia luce, perché ci dia chiarezza. E quando capita invece che l'esperienza che noi facciamo con Dio crea dentro di noi confusione, abbiamo paura. Eppure capita questo.
Cioè, non possiamo andare da Dio pensando che ci dia le risposte a tutto. L'unica risposta che Dio ci dà, l'unica indicazione che Egli ci dà, lo sapete qual è? Una voce uscì dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Noi siamo cristiani per questo motivo, non perché abbiamo soltanto chiarezze o abbiamo capito tutto, ma perché sappiamo chi dobbiamo ascoltare anche quando siamo confusi, anche quando abbiamo paura. Un cristianesimo con le orecchie chiuse non funziona. Senza questo ascolto, senza questo ritornare ad ascoltare Gesù, soprattutto nella parola di Dio, allora è un cristianesimo che non ci aiuterà mai e ci lascerà nella confusione e nella paura. E quando uno è nella confusione e nella paura, che cosa fa? Scappa. Ecco allora il meccanismo di prima, di nuovo, esce fuori dalla realtà. Ma il Vangelo si conclude con un'espressione che, permettetemi di cambiarla, anzi di forzarla, il Vangelo non dice questo, però voglio giocare un attimo con le parole. Appena la voce cessò, dice il Vangelo, restò Gesù solo. Dobbiamo invertire queste parole. Appena la voce cessò, restò solo Gesù. Perché vi sto dicendo questo? Perché possono finire le esperienze belle della parrocchia, può finire quel parroco, può finire quell'esperienza che hai fatto, può finire un ritiro dei giovani fatto in questa chiesa, possono finire tutte le cose, ma alla fine di tutto l'unica cosa che ci rimane, l'unica cosa essenziale che dobbiamo portarci con noi è Gesù. Alla fine solo Gesù resta. E se noi continuiamo a dipendere semplicemente da quello che c'è intorno ci aiuta, ma non è sostitutivo di. E il Vangelo conclude dicendo: essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. In maniera molto presuntuosa, permettetemi invece di cambiare il finale di questo Vangelo. Non tacete, tornate a casa e ditelo a tutti. Se questa esperienza è vera dentro la vostra vita, annunciatela sui tetti, gridatela a tutti, non tenete per voi il cristianesimo. Non lasciate che Gesù sia semplicemente qualcosa di confinato nella vostra vita privata. Che tutti possano ascoltare, che tutti possano sentire che esiste una via di uscita, che esiste un senso alle scalate che dobbiamo vivere. Annunciate a tutti il Vangelo. E San Francesco amava dire una cosa molto bella. Diceva: annunciate a tutti il Vangelo e, se è proprio necessario, usate le parole.